Buongiorno amiche e amici, buongiorno a tutti e buona Domenica delle Palme. Allora, io oggi qui ho fatto tagliatelle, come vedete, con cozze. Eccole qua, ora vi dico il procedimento. Avevo delle cozze, 500 grammi, le ho lavate bene bene, le ho pulite. Poi l'ho messa in padella con olio, prezzemolo, peperoncino e uno spicchietto d'aglio. Dopodiché si sono aperte e ho passato l'acqua in un colino, ho filtrato l'acqua. Poi le ho rimesse nella padella e le ho fatte finire di insaporire. Qua. Ora la pasta è al dente. E la vado a trapastare qui nelle cozze. Ecco qua. Lascia l'acqua, che tanto ci va un po' d'acqua, ce la devo mettere perché deve finire la cottura. Queste le ho cucinate io, Adesso il mio compagno le sta soltanto tirando su, le sta scolando. Ma mi sono messa ai fornelli, ho ricominciato da ieri. Allora. Ora passo in padella, nel fornello grande. E faccio insaporire tutto. Ho messo 200 grammi di tagliatelle per due persone. Ecco qua, la pasta insaporita e ora si può impiattare. Allora, impiattiamo. Mettiamo qualche cozza, questa è la mia porzione. Poi il resto della pasta al mio compagno. Ora divido un po' le cozze perché qua mi sembra un po' troppe, dopo mangia troppo. Oppla. Vabbè, comunque ne faccio vedere uno di piatto, eccolo qua, ecco amiche, questo è pronto, è un bel piatto di tagliatelle
tagliatelle con cozze e ora ce l'andiamo a gustare. Ok, vi saluto e se vi è piaciuta questa mia ricettina fatta all'ultimo momento, mi fa piacere se mettete un like. Ciao a tutti e buon pranzo. Ciao.